per un politico come lei, che deve avere credito per la base, io dico, è così relativamente facile sparlare degli altri, è così relativamente facile mettere paure e avere credito della propria base elettorale vendendo paure. Ed è così invece, trovo, tra virgolette, difficile mettere sul tavolo l'agenda della cooperazione, l'agenda della costruzione della pace, l'agenda della costruzione della fiducia, perché le persone trovano difficoltà a capirlo. E quindi, siccome le persone trovano difficoltà a capirlo, i giornalisti trovano difficoltà a parlarne. Allora, lei come politico che da una parte è impegnato sul piano internazionale a costruire l'agenda della cooperazione, dall'altra parte deve rapportarsi con la base, con il pubblico normale, per spiegare il tipo di cose che sta facendo. Ecco, in che difficoltà eventualmente è per lei questo doppio ruolo e come cerca di risolverla? Tra l'altro, in questo senso sono anche consigli, perché è anche il nostro problema. Diciamo, in questo senso non è neanche più tanto una domanda, è una Una conversazione. conse Perché è il nostro problema in questo momento, come persone che stanno facendo il documentario, e come sugli obiettivi grandi di politica mondiale, e contemporaneamente un documentario fatto non per esperti, ma per il pubblico normale, cerchiamo di trovare una soluzione, un formato di comunicazione al pubblico, dicendo: guardate, vi riguarda ciò che produce un impatto globale, è una cosa che fa parte della vostra politica, però non è facile perché i giornalisti tendono ad alzare Sì, barriera. perfetto, dico qua. Ma sicuramente ha toccato un punto importante, questa tendenza generale del sistema globale dell'informazione a funzionare soprattutto sull'allarme, sulla crisi, sulla cattiva notizia, sul delitto, sull'emergenza. E questo contribuisce sicuramente a creare uno stato d'animo dell'opinione pubblica mondiale che percepisce spesso quei paesi tramite il velo appunto di una visione catastrofistica e terrificante da una parte, oppure come paradisi dove andare in vacanza, ma non c'è mai una percezione invece della materialità, della normalità. In questo senso la comunicazione dell'ordinario e anche dell'ordinario positivo, come è quello appunto di un lavoro faticoso e continuo di cooperazione allo sviluppo, avrebbe un valore duplice, non solo quello di dare il senso dell'importanza di queste politiche, ma anche quello di aiutare i cittadini a vedere il mondo per com'è veramente. E questo sarebbe veramente molto importante, cioè contribuire a rovesciare, diciamo, il modo in cui si guarda le cose. Poi io penso che davvero, che venendo allo specifico, poi se sì, i cittadini europei avessero la conoscenza anche visiva, in questi strumenti anche audiovisivi di comunicazione, proprio della materialità pratica di progetti che appunto con risorse relativamente ridotte hanno un impatto concreto che cambia la vita di tante persone e come questo aiuta a migliorare il contesto locale, non solo dal punto di vista di indicatori quantitativi, ma di come cambia la vita delle persone, quindi come cambiano le relazioni sociali e quindi anche le relazioni politiche, i comportamenti, come il mondo diventa migliore, appunto, se ci fosse la capacità di trasmettere nella sua concretezza con gli strumenti anche appunto di cui oggi disponiamo di comunicazione, credo si farebbe un grandissimo servizio poi a chi si batte perché queste politiche vengano mantenute, vengano rafforzate. Ma sicuramente la struttura del discorso giornalistico prevalente è una struttura che si fonda proprio sulla notizia negativa, sull'allarmismo, sul reato, sulla tragedia e quindi fatica a dar conto poi della realtà in un senso più corrispondente alla proporzione tra le varie cose che avvengono. E questo sicuramente rende più difficile una percezione anche dell'importanza del lavoro ordinario che ad esempio l'Unione Europea svolge sul tema della cooperazione allo sviluppo, che andrebbe raccontato, naturalmente raccontato anche con una, quella, ecco, potrei dire una critica costruttiva, cioè una critica anche degli elementi che funzionano poco, perché sicuramente ci sono dei costi delle spese amministrative troppo alti che andrebbero ridotte, di qui ad esempio appunto questa idea di spostare di più il cosiddetto budget support riduce i costi amministrativi, semplificare i microprogetti anche se vanno mantenuti, ecco, tutto questo aiutare con un rapporto dialettico tra una,
diciamo, visione indipendente che racconta queste cose e aiuta a vederne gli aspetti che funzionano bene e quelli che funzionano meno bene, con l'obiettivo però di dare il senso che queste cose vanno fatte sempre meglio, vanno migliorate. Ecco, questo sarebbe quello che a noi servirebbe, diciamo così, a chi ha a cuore queste politiche. Spesso noi abbiamo o il silenzio, quindi si parla del paese solo appunto perché c'è la crisi, ma non del lavoro che si sta svolgendo adesso, magari dei progressi che in quel paese si sono svolti anche grazie magari a degli aiuti allo sviluppo europei, oppure si sottolineano soprattutto, e questo soprattutto da parte di chi poi vuole che si riducano i soldi per la cooperazione e lo sviluppo, i casi di malfunzionamento, i casi di malversazione che ovviamente ci sono, i casi in cui i paesi poi non usano in modo appropriato quegli aiuti, le cose che appunto ci sono e che vanno anzi individuate per essere corrette, ma che però se diventano ovviamente l'elemento fondamentale danno una visione distorta di quello che è invece uno sforzo largamente positivo che l'Europa sta svolgendo e che è ampiamente riconosciuto proprio dagli attori sul terreno.